Radio Bruno, in diretta dal Festival di Sanremo. Amici di Radio Bruno, all'interno dell'area stile dal Royal Hotel di Sanremo abbiamo Samuel. Buongiorno a tutti, anzi buonasera. Oppure insomma buona giornata, buonanotte, perché qui a Sanremo non si capisce mai il tempo, tranne quando si deve appunto cantare sul palco. Esatto, infatti io stasera canto, quindi sono abbastanza sveglio. Per ora. Una canzone bella, carica, insomma, che ci farà ballare. Sì, beh, io lo spero. In realtà il movimento fisico è una delle condizioni per cui mi piace scrivere canzoni. Quindi in questa canzone c'è anche del movimento fisico, per chi lo vuole cogliere, diciamo. Assolutamente sì. L'ultima volta all'Ariston eri con i Subsonica, comunque è stato un elemento di rottura della musica. Avevate tantissimo seguito, però poi da lì davvero siete esplosi, avete fatto conoscere la vostra musica, i vostri suoni, i tuoi suoni a tutti. Come invece affronterai questa nuova prova? Ma innanzitutto in maniera più rilassata, perché all'epoca ci stava veramente esplodendo fra le mani una cosa molto forte, eravamo anche parecchio più giovani. E quindi in quelle condizioni lì, diciamo, è difficile riuscire a carpire tutte le sensazioni, tutti i colori di quello che è intorno. E questa volta mi piacerebbe, sono qua anche per questo, mi piacerebbe viverla in maniera più relax, andando ad analizzare e portarmi via con me veramente tutti gli aspetti di questo luogo in questi giorni. Ce la farai oppure dietro le quinte prima di uscire è difficile mantenere la tranquillità? No, devo dire che sono abbastanza, tutti mi chiedono ma non sei agitato? In realtà no, perché quando canto mi rilasso, quindi mi piace molto cantare, lo faccio da sempre, quindi anzi dico non vedo l'ora. Hai un rapporto però bellissimo con Sanremo, perché lì fin da piccolo lo guardavi con la tua famiglia, prendevi le parole che ti interessavano di più dalle canzoni, iniziavi a scrivere insomma le tue prime canzoni. Beh, io ho imparato così a scrivere canzoni, io ho iniziato a scrivere molto piccolo, avevo 6-7 anni. Un bambino di 6-7 anni che già scrive canzoni è perché molto probabilmente ha qualcosa che vuole dire. E allora mia mamma e mio papà, quando gli fece ascoltare la mia prima canzone, subito mi diedero il consiglio di guardare Sanremo, di provare a capire come si scrivevano veramente le canzoni, come gli autori e i cantanti scrivevano e cantavano le canzoni. Quindi ho passato dall'infanzia fino alla prima adolescenza davanti al televisore col taccuino e la birra, mi segnavo le strofe delle canzoni, le parole, le frasi delle canzoni che mi piacevano di più. Quindi quando mi hanno invitato di venire qua a Sanremo, io in realtà avevo già due singoli fuori che stavano andando molto bene. Vedrai che era il terzo singolo che doveva uscire a breve, e mi sono immaginato quel bambino sul divano che prendeva appunti e ho detto sai che c'è, andiamo, spostiamo il singolo e presentiamolo a Sanremo. Parliamo della tua scelta durante la serata delle cover. Abbiamo questo omaggio ai Nomadi, una bellissima canzone del 68, a sua volta questa canzone comunque, un altro grande omaggio musicale. Come mai questa scelta? Quella è stata la prima canzone che io ricordo di aver mai cantato. Anche lì ho iniziato sempre molto piccolo a cantare, avevo 6-7 anni pure lì. E le mie prime due canzoni sono state quella e Via del Campo di De André, però Via del Campo di De André non ha l'acuto, quindi alla fine ho difeso il mio amore. Per quel che riguarda invece il regolamento di quest'anno è più complicato del solito, Carlo. Sì, Conti, non lo sapevo. Ci sono un bel po' di eliminazioni. Io mi metto comodo, tu spiega. Mettiti comodo. Allora, per la spiegazione è veramente complessa, nel senso che comunque ci sono due filoni di big, coloro che dicono ma non mi interessa nulla della gara e altri invece che ci tengono. Tu da che parte stai? Io voglio assolutamente vincere, ma io sono qua per vincere. No, so che è abbastanza impossibile perché il mio codice musicale è forse un po' ai bordi, un po' ai margini, però alla fine già essere sul palco a cantare per me è una specie di vittoria, quindi io mi sento già fortunato poter fare questo mestiere, poter scrivere. Chi scrive canzoni generalmente utilizza un veicolo incredibilmente potente per arrivare nel cuore delle persone. E quando ti trovi di fronte a persone che ti amano, che si immedesimano in quello che tu scrivi, è già, ti assicuro, una bellissima vittoria. Immaginiamo. Vogliamo salutare gli amici di Radio Bruno? Certo. Amici di Radio Bruno, io vi saluto. Io sono Samuel. Il 24 febbraio esce Il Codice della Bellezza, che è il mio album, primo album solista.
e questa sera io canterò Vedrai. Grazie mille a Samuel. Radio Bruno, in diretta dal Festival di Sanremo. In collaborazione con Grissin Bon, Silvestri e Taddei Abbigliamento Maschile, Biper Banca, Campani Group, Mondo Convenienza, Modena Giochi e Rosanna Alpi, la moda che si distingue.